Buongiorno ragazze, anzi buon primo pomeriggio perché sono più o meno le 2. Un paio d'ore arriveranno i miei genitori a trovarci, a me, Fede e Alessandra, perché Riccardo purtroppo è già andato via. E io mi sto dilettando a fare questa torta qui, di quelle diciamo semi pronte, però devo aggiungerci il burro, montare, eccetera, eccetera. Quindi boh, proverò. Non l'ho mai acquistata, l'avevo presa da MD, quindi qualcosa di fresco da offrire, no? Ci ho messo un po' a farla perché mi mancava lo yogurt e volevo proprio farla ai frutti di bosco. E quindi ho preso questo qui della Carrefour ai frutti di bosco, magro 0,1% di grassi. E niente. Speriamo venga buona e io mi vado a sbrigare anche perché deve stare poi 2 ore in frigo e loro arrivano tra 2 ore, quindi in teoria dovrebbe già essere pronta, ma dettagli. E niente, sono stata assente un po', è un po' che non faccio i vlog, me ne rendo conto, perdonatemi, so che vi piacciono tanto i vlog, però è un periodo un po' pieno e più tardi, quando sarò un po' più tranquilla, magari quando saranno andati via tutti, vi racconto un po' con calma cosa sta succedendo nella mia vita in questo periodo, nella nostra vita. Bando alle ciance, come dico sempre, mi muovo e vado a fare la torta allo yogurt. Stop and say no. It's all the same, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Allora ragazze, scusate il salto mega temporale, ma sto veramente sclerando stasera perché sono sola e devo correre a dare la pappa ad Ale. Comunque qui ho fatto la caponata senza le melanzane perché a noi non piacciono le melanzane insieme, quindi peperoni e patate. E qua c'è le due fettine che stanno cuocendo di pollo impanato, ops, un pezzo di peperone. Per Federico, così inizia a mangiare perché è tardissimo. Io poi mangerò dopo, anche Ricky dopo. Scappa a darle la pappa, si sta arrabbiando. A dopo. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Buongiorno e buona domenica! Qua c'è il babbo. Good morning, good morning! Babbo che dà pappotta a questa principessa. E io preparo il pranzo. Sono multitasking, mangio io e mangio lei. Ah, cosa non si fa per la vinte? Famiglia? Sei incantata?
Ehi tu, che è sta storia? Mamma mia, ti piace? Sì, molto, lo metto. No, parlavo tale. Ti piace? Sì. Ah, meno male, meno male. Sono proprio contento di questo. Sono proprio felice. Così tanto che ti do la videocamera. No. Ragazze, vi volevo far vedere anche questi copricuscini qua che mi hanno regalato i miei genitori per il mio onomastico, che è stato il 17 di settembre, e con la scusa mi hanno comprato delle cosine utili che mi servivano, tra cui questi due copricuscini bellissimi che metterò poi sul divano quando rimetterò il copridivano grigio, e poi anche delle cosine per la piccolina che adesso vi mostro. Avevo bisogno di alcuni body perché aiuto, ok, sacchetto non sta, ok, avevo bisogno di body un po' più grandi. Questi qui sono già 9 mesi, perché comunque lei è abbastanza cicciottina, quindi non veste proprio 6 mesi, cioè le cose 6 mesi le vanno ovviamente, però ho preferito andare sul più abbondante, così lo sfrutto per un po' di più. E questo appunto è 9 mesi ed è molto carino, con questi pupazzetti, i tenerotti. Ha preso questo e questo qui più sul rosa, sempre 9 mesi, e poi questo qui che ho aperto per vedere un attimo la vestibilità, ma li mette tranquillamente già adesso. Anche questo molto molto carino, non si vede bene, comunque c'è questo orsacchiotto rosa molto caruccio, e basta. Poi vabbè, qua ci sono delle cosine che mi ha riportato, che erano di Federico, che sono come nuove, e quindi me le ha riportate perché sono sul bianco e quindi le posso tranquillamente sfruttare per la piccolina. E poi sempre i miei genitori mi hanno regalato un nuovo un set di lenzuola per il lettone matrimoniale, che anche di quelle ne avevamo bisogno, quindi è un regalo un po' per tutti e due, però con la scusa me l'hanno regalato per l'onomastico, quindi ora vi faccio vedere anche quello. Allora, ho cambiato stanza, sono sopra il letto di Federico perché in camera da letto Ale dorme, quindi non posso andare. Il completo letto, questo qui di mastro bianco col platino matrimoniale, e c'è all'interno un lenzuolo sopra, un sotto con angoli e le due federe, proprio un completo letto, e ci è piaciuto entrambi tantissimo, quindi anche il materiale sembra veramente di alta qualità, quindi sono rimasta veramente felicissima di averlo ricevuto. Guardate tutti i cuoricini che sembrano colorati tipo con la matita, no? Quell'effetto molto, molto fine, molto carino. Quindi non vedo l'ora di darle una rinfrescata, di provarle. Ce l'ha fatta, contenti, esultano, baci, abbracci per la Germania. Vai. Quante ne giri? Ciao. Ciao, già che qua è tutto buio perché avevi fatto la nanna. Adesso apriamo. Muovete. Che cosa ti ridi? Che cosa ti ridi? Mamma mia, quanti baci. Quanti baci che ti do. Ho un po' di cose da raccontarvi. Quindi dopo troviamo un angoletto per le tesorine e gli raccontiamo di questo periodo un po' pieno, il perché sono un po' sparita da YouTube, più che altro con i vlog, perché
Mi rendo conto di essere riuscita a fare soprassolletico tutte le volte che le devo togliere le magliette, queste cose qua. Lei scoppia a ridere. Patatina, patatina, patata, patatina, patata, patatina, patata. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ciao patatina. Ma ciao. Ma ciao, come fa la paperetta? Qua qua qua. Ah! Oh! Dove vai? Oh! È morbido l'asciugamano. Cucciola. Cucciola. E la palla di Minnie? Come fa la palla di Minnie? Facciamo vedere. Fa. Come fa? E via. Ci lanciamo su Minnie. Bella! Me la mangio, eh? E poi c'è l'occhietta. Più che un'occhietta è una paperotta. Mamma è un po' confusa, eh? Patatina! Oh, mamma mia! Boom! Oh! È arrivato il fratellone a farti ridere? Chicca? Amore? Quando c'è il fratellone non capiamo più niente, vero? Oh, il nostro adorato fratellone! Eccomi qui, ragazze. Momenti veramente difficili, perché penso che l'ultima scena che avete visto voi è quando appunto Alessandra stava giocando, poi dopo l'è presa un mal di pancia, cioè una colichetta di quelle proprio toste toste, e quindi me la sono dovuta mettere proprio a pancia in giù sul petto e cullarla, massaggiarla, cantarle la canzoncina. Proprio poverina, stava male, però l'abbiamo superata, sono passate un paio d'ore, 2-3 ore, si è addormentata su di me, è stato bellissimo, mi piacciono sempre questi momenti di vicinanza tra me e lei, e poi appunto piano piano molto l'ho tenuta comunque attaccata a me una mezz'ora, poi era proprio ora di preparare cena, quindi l'ho messa piano piano nel lettino, ma poco dopo comunque si è svegliata, penso che abbia dormito un'oretta in totale. E adesso io sto mettendo su una pasta molto semplice, perché appunto ormai è troppo tardi per fare cose più elaborate, e lei ha anche già mangiato, le ho fatto un latte caldo perché non era vista un po' così, adesso di nuovo ride e scherza, quindi tutto a posto. E niente, ci tenevo appunto a dirvi, parlarvi finalmente, perché cioè oggi proprio non ce la si può fare, di quello che è successo in questo periodo, perché ho smesso un po' di fare i vlog, ho un po' trascurato YouTube, sto cercando di trovare il mio equilibrio, perché vi assicuro che far tutto non è per niente semplice. Voi in primis sapete quante cose ci sono da fare stando a casa, a volte sono veramente un'infinità di cose, e poi per assurdo chi è a casa più fa, più farebbe, e sembra sempre che, nonostante, cioè a volte quando lavoravo fuori, quindi uscivo, sì, facevo quello che dovevo fare, veloce, e mi sembrava già perfetto, invece quando sei a casa vedi sempre il pelo, la cosa, il puntino, che sei sempre lì a passa, ripassa, ripassa, e non finisci più le tue giornate, passano così.
Questo per dirvi che sto cercando di trovare un equilibrio per inserire sia YouTube che questa nuova attività che sto facendo insieme a Riccardo, che ci sta piacendo tantissimo. Sono molto euforica e molto gioiosa nel dirvelo, ma l'avrete già notato dai miei post, poi chi mi segue su Facebook lo vede, lo sa, vede proprio la passione che ci sto mettendo in questo nuovo progetto. Siamo diventati incaricati di un'azienda americana multi-branding, veramente super wow, che è in Italia da 3-4 mesi, quindi da poco è sbarcata qui in Italia. È un'azienda americana ma che c'è in tutto il mondo, è proprio come una multinazionale. È un'azienda che tratta prodotti di benessere a 360 gradi. In che senso? Nel senso creme viso, nel senso integratori, che vanno bene anche per i bambini, approvati dai pediatri, certificati, cioè una qualità alle stelle, per questo che a noi ha colpito tantissimo, tutto certificato, trasformazioni reali che potrete vedere se mi seguirete su Facebook, se sarete interessate ai prodotti, alle cose che vi propongo, vi farò vedere con i vostri occhi vi farò vedere quante persone hanno ottenuto finalmente dei risultati concreti con questa azienda, un'azienda che si chiama Arix, che non conoscevo, ho conosciuto grazie a Stefano, che saluto se guarderà questo video, un bacione, e grazie a lui che mi ha trasmesso veramente l'amore per il benessere. Infatti io sto cercando di cambiare il mio stile di vita anch'io, non è che predico e continuo a mangiarmi la Nutella, no, quelle cose che vedete nella spesa ovviamente sono anche per Federico, sono per Riccardo, che comunque lui col fatto che lavora comunque nel pranzo è spesso fuori, a volte si mangia una roba veloce e fa un po' più di fatica, ma io sto proprio cercando di cambiare stile di vita. Le ragazze che già mi hanno contattato e che a breve saranno con me nel cambiare stile di vita con questi prodotti meravigliosi, sanno già che ho in tutte le intenzioni, devo girare la pasta, di lavorare insieme a loro, perché faremo proprio un lavoro di squadra ed è bello, no? Perché poi tra donne aiutarsi, sostenersi in queste cose, no? E forza, e vita, cioè si può cambiare, se ci si prende per mano si cambia, si riesce, ci si fa forza, c'è chi riesce da solo, c'è chi come me o come tante altre ragazze ha bisogno di una mano, e non costa nulla a volte una mano, un sorriso, aiutarsi, no? E quindi io questo che voglio fare. Sono sempre stata un po' propensa all'aiutare gli altri, anche perché per chi di voi mi conosce e sa un po' le mie esperienze, sa che ho lavorato in ambulanza, ho lavorato per il 118, quindi mi piace proprio aiutare le persone, non sono di certo qui per prendervi in giro e dirvi ah è buonissimo questo prodotto, prendetelo, e poi in realtà non serve a niente, assolutamente. Se io e Riccardo siamo comunque entrati in questo mondo, lo abbiamo fatto proprio perché abbiamo avuto tante esperienze alle spalle, io soprattutto in questo genere di cose. Questa volta ero molto titubante, non volevo farlo. Mi sono informata veramente molto molto bene prima di prendere questa decisione e sono fiera di averla fatta, perché ho conosciuto persone meravigliose. Ho conosciuto Stefano, che è il mio referente, no? Per tutto ciò che concerne questa attività, quello che mi sostiene, mi aiuta, mi ha insegnato a fare gli ordini, mi ha insegnato tutto. E quindi io e Riccardo a lui dobbiamo molto, perché è una persona di cuore, è una persona sensibile, è una persona che ci sta aiutando anche a risalire da una situazione che non è semplice. Quindi spero sinceramente di riuscire a fare un lavoro bello e di qualità come lo ha fatto lui con noi, con qualcun altro. Quindi se anche voi siete interessati a trovare un lavoro, ovviamente io nel mio team voglio persone motivate, voglio persone che vogliono darsi da fare, non che sperano di avere soldi così perché piovono dal cielo, ovviamente come in tutti i lavori, anche quelli in cui si esce bisogna darsi da fare,
io lavoro a tutti gli effetti, cioè mi do da fare e bisogna farlo soprattutto con questo, con il cuore. Bisogna farlo con motivazione, bisogna in primis volerlo per se stessi, provare le cose per se stessi e poi allora si riesce. Quindi io spero di trasmettere per chi mi sta seguendo anche su Facebook, e tra l'altro se non mi seguite su Facebook seguitemi, perché io sto appunto creando questo piccolo mondo proprio su Facebook, quindi vi lascio il link diretto al mio Facebook qui sotto per chi non è mai riuscito a trovarmi, fa fatica, dei blocchi magari su Facebook un po' strani. Io vi lascio tutto nell'info box, quindi andate a dare un'occhiata. Aggiungetemi su Instagram, aggiungetemi su Facebook, perché così non vi perdete nulla. Parlo dei prodotti, parlo dell'attività, metto dei post motivazionali, positivi, per darvi un po' di carica, perché come le giornate difficili ci sono per me, sono sicura che ci sono anche per voi, quindi mi piace, no? Cercare di essere positiva e di trasmettere qualcosa di buono agli altri. E in questo caso a voi, che mi siete sempre state vicino in tutti questi anni qui su YouTube, voglio cercare di starvi vicino. Come voi avete fatto con me, commentando, supportandomi sempre. Detto questo, questa attività, parlando proprio di prodotti che io vi consiglio vivamente se volete perdere peso, a accelerare il vostro metabolismo, questa azienda ci ha colpiti perché ha prodotti 100% naturali, quindi non ci sono schifezze. Gli integratori vanno bene anche per i bambini perché sono approvati dai pediatri e i programmi alimentari sono studiati da nutrizionisti, i prodotti sono certificati, quindi non si parla di prodotti diciamo un po' più, cioè vi faccio un esempio, io per dire in questo periodo, soprattutto quando è nata la bimba, prendo il multicentrum, non è certamente la stessa cosa di, ma ve lo dico perché ho studiato, perché mi sto facendo la formazione, sto proprio studiando, quando vi ho fatto vedere il quaderno, vi ho fatto vedere che sto proprio studiando, non vi dico cose così per sentito dire, ve le dico perché le sto studiando e quindi sono così. Si tratta proprio di prodotti di alta qualità, certificati, e con dei nutrizionisti dietro. Quindi sì, è vero, nessuno naviga nell'oro, io stessa faccio fatica ad acquistare questi prodotti perché al momento non sto lavorando fuori, quindi non ho un lavoro che mi dà uno stipendio mensile, quindi se ce l'ho fatta io, se ho motivazione io, ce la potete fare anche voi. Le scelte le abbiamo fatte insieme io e Riccardo, abbiamo deciso insieme di acquistare dei prodotti da provare, alcuni mi sono arrivati come campioni, quindi li proveremo insieme nei prossimi vlog, quindi state connessi. E poi ho già, a breve faccio un ordine perché voglio prendermi l'energizzante, probabilmente presto la bottiglia perché hanno anche i filtri dell'acqua e presto arriveranno i filtri dell'aria, ed è una bottiglia, vi faccio così, vi lancio un messaggio volante, è una bottiglia che poi chi vuole informazioni più dettagliate mi scriverà su Facebook, tanto avete i contatti qui sotto. Per esempio la bottiglia ha un filtro, è una bottiglia che vi potete portare a lavoro e potete prendere l'acqua da rubinetto anche da rubinetti con acqua non potabile, perché filtra il 100% dei batteri, quindi voi avete l'acqua pura. Cioè, e io sto studiando proprio quel filtro, come lavora, perché sono robe innovative americane pazzesche, ragazze. Cioè, io non sapevo un sacco di cose, sono cascata dal pero. Cioè, però, poi vi dirò bene. Io spero non mi scuocia la pasta. No, è ancora semicruda, quindi ho ancora qualche minuto, poi vi saluto perché questo vlog sarebbe anche il caso che giungesse al termine, visto che è un weekly vlog e va avanti da ieri mattina. Che altro dirvi? Ci sarebbero miliardi di cose da dirvi perché sto seguendo una formazione, ci sono tante cose che vorrei dirvi tutto, ma un video non basterebbe. Se volete informazioni, voi seguitemi, quando vedete qualcosa che vi incuriosisce, che vi piace, che non lo so, vi fa dire, ma sì, è un prodotto naturale che mi può dare dei benefici, perché no?
chiedo informazioni a Roberta, io sono qua, senza problemi. Tanto ragazze, le informazioni non costano, quindi se volete mi chiedete. Cos'altro vi volevo dire? Ovviamente non tratta solo integratori, vi ho fatto l'esempio dell'integratore, della bottiglia, ci sono anche prodotti come il dentifricio. Ho scoperto che il fluoruro, se non dico male, perché sto studiando, fa male anche ai bambini. Quindi io un'altra cosa che ho preso nell'ordine è questo dentifricio 100% naturale per Federico e per noi, perché sinceramente di trangugiare schifo, già lo respiriamo lo schifo, lo smog, e quello purtroppo è difficile da evitare, no? Se riusciamo almeno con qualche accorgimento a non star male, non ammalarci, perché no, no? È una cosa fattibile, si fa. Dentifricio, crema viso, giorno, notte, adesso c'è tante cose ragazze, tantissime, crema viso, cos'altro? Energizzanti, prodotti integratori che aiutano le ossa, il nostro corpo, i muscoli, i capelli, unghie. Ovviamente quello per i capelli lo devo prendere perché sono sempre meno ragazzi, sempre meno. Vabbè, comunque io sono contenta di essere riuscita ad accennarvi. Adesso vado anche a vedere i bambini che stanno giocando. No, c'è Federico che ha 7 anni, quindi fa il fratellone maggiore. Io adesso vado anche a scolare la pasta tra poco e a preparare il sugo. E che altro dirvi? Vi mando un grande bacio. Per qualsiasi informazione potete mandarmi un commentino qui sotto, ma vi consiglio di iscrivermi, di aggiungermi su Facebook e di iscrivermi lì, che, o su Instagram, come se facciamo sempre tra di noi, l'abbiamo sempre fatto. E niente, io vi mando un bacio. Credo di aver detto e niente più o meno 1000 volte, ma ormai lo sapete, non fateci più caso. Sono cotta, sono stanchissima e proprio per quello comprerò l'energizzante, perché con 2 bambini la casa e un compagno non ce la posso fare. Detto ciò, un bacione e alla prossima. Ciao!